inventare e brevettare è il cuore dell'economia. Nel 2014 il numero dei brevetti italiani era sotto la media europea, nel 2015 è andata molto meglio, ma solo l'1,3% del PIL va in ricerca e sviluppo e nella classifica dei brevetti pro capite siamo 18esimi al mondo, dietro Singapore e Corea. Eppure gli inventori ci sono. Due giovanotti di Milazzo hanno preso lo scarto di lavorazione della canapa e lo hanno annegato in una resina termoplastica. Questo è il filamento in bioplastica di canapa, da noi chiamato HBP, Hemp Bioplastic. Questo filamento si può utilizzare tranquillamente in qualsiasi stampante 3D di tecnologia FDM, perché questa è una considerazione che va fatta. Il nostro è un filamento per stampanti FDM, ovvero che utilizzano filamenti. È più resistente delle plastiche petrochimiche. Dagli ultimi test a trazione abbiamo verificato che è più resistente dell'alluminio 6060 utilizzato per profilati. È più leggero del 30% rispetto alle plastiche comuni. È più economico rispetto alle più economiche bioplastiche in commercio. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo avuto molti contatti, molti interessi, aziende, privati, angel investor, venture capitalist. Molti partivano da questa presunzione, perché presunzione? Dire, voi non riuscite a farlo, datelo a noi, vi diamo, vi valorizziamo il brevetto 10, 100, 1000. Sono arrivate proposte anche allettanti per due ragazzi di 27 e 24 anni. Perché avete deciso di brevettare in un'epoca che certo a voi non sfugge, quella dell'open source? Quando le aziende sono arrivate da noi e ci hanno detto ma voi potete produrre tonnellate, decine di tonnellate mese, noi abbiamo risposto sì, senza dubbio, ma abbiamo un brevetto. Avete un brevetto, ci pensiamo noi a produrre, a fare tutto. Se non avessimo avuto il brevetto, tante aziende che ci hanno contattato oggi sarebbero già in produzione. Bioplastica di canapa vuol dire chimica verde, un settore nel quale siamo tra i primi al mondo con Versalis. 5.200 laboratori, 12 stabilimenti, 5 miliardi di fatturato. Qui si fanno plastiche e polimeri e si sta riconvertendo tutto alla chimica verde, 300 brevetti che il mondo ci invidia. Ma il proprietario Eni ha deciso di vendere l'azienda al fondo americano SK Capital. Sarebbe ben strano che un fondo con sede nel Cayman possa acquisire la chimica italiana.